americano. Scoiattolino, vieni sul video scoiattolino, che così... Sì, abbiamo qui uno scoiattolo che scatta, Torino. Siamo al Parco del Valentino, guarda come salta. Eccolo lì. Guarda, guarda, sta mangiando, guarda, guarda che bello. Che bello, che roba. Hai visto? Lui saltella, adesso si nasconde là. Quindi il Parco del Valentino al... Una marea di questi scoiattoli qui, eh? Adesso sta restringendo il campo. Benissimo, cari amici, il Mauri. Ciao a tutti! A Torino, il Parco del Valentino, e naturalmente Gennaro Gelmini. Mi sono dimenticato di farmi la barba perché? Perché finalmente, fino a ieri, anche se oggi fa caldo, siamo fortunati, cioè nel senso non fa freddo, non che fa caldo, però io per pensare agli abiti nuovi, perché avevo gli abiti estivi fino adesso, tutto è bello, ho dovuto cambiarmi. E mi sono dimenticato di farmi la barba, ma adesso ci penserò. Però tutto bene, ho fatto delle riprese artistiche e tutto bene. L'autunno qua. Sì, sì, fantastico l'autunno qua. Bello, cari amici, Parco del Valentino a Torino. Molto frequentato tra l'altro. Sì, com'è Mauri? Allora, come inizia? A me piace, sì, bello, bello. Non è che ci sono passato spesso perché... È anni che vengo poco qua, però insomma, l'ultima volta siamo venuti 2 anni fa però per il tour, assolutamente. E l'abbiamo visto da fuori, per il tour di Dario Argento, quindi nel 2000... Sì, per il tour di Dario Argento 2020, nel 2020, addirittura 2020, un fa? Solo anno fa, sì sì, l'anno scorso. Però era periodo era estivo. Sì, ma tanto oggi... Ma assolutamente dobbiamo cercare la trattoria giusta perché un attimino riempiamo lo stomacchino tanto per dimagrire e... Ciao cari amici, sembra proprio una pizza. Buon appetito, buon appetito Mauri. A Napoli com'è che è la pizza? Bene cari giorni, cari amici, una fortuna è Mauri. Dovevamo organizzare per Torino e una volta Mauri cosa si faceva? Con la mappa e si faceva quello che si faceva. Sì, infatti. Non è stata la volta peggiore con le mappe. Una volta dovevo andare a San Pietroburgo, trovai una mappa in vendita, a Varese o Milano, non mi ricordo, e c'erano tutte le strade. Allora non c'erano, io parlo 20 anni fa, non c'erano telefonini, sì, non c'erano Android, non c'erano. Allora io dico, caspita che bello, la mappa di San Pietroburgo con il nome delle strade. Arrivo lì, cosa succede Mauri secondo te? Che non andava bene, non era la mappa, era in inglese, con i nomi in caratteri latini, e lì è cirillico. È zero totale, però me la cavai benissimo a te. Invece qua oggi abbiamo la fortuna, è vero Mauri, cari amici, abbiamo la fortuna di avere Google Maps come altre mappe che segnano posti insoliti, che una volta io direi venivano solo i turisti stranieri. Sì, dicevano come mai gli italiani non vengono, perché non sapevano, non conoscevano posto. E adesso invece tutto cambia, perché basta un attimo per modo di dire, passano le ore intere, però si può riuscire a scoprire questi posti tramite queste nuove tecnologie come computer, benissimo, alcuni diranno ma c'è da 10 anni, ok, però noi li pratichiamo adesso e appena ieri abbiamo scoperto che c'è questa bellissima Villa della Regina a Torino. E oggi è il 6 novembre 2021. E quindi assolutamente giornata senza vento. Che cosa significa Mauro? Quindi praticamente senza vento non c'è rumore dentro le... Non c'è rumore di disco dentro la videocamera. Giornata col sole. Quindi si sta bene. Si sta bene anche a stare all'aperto a mangiare, perché purtroppo ci vuole sempre quel discorso lì, il periodo. Facciamo vedere questa villa, Mauri, prendi la videocamera perché è incredibile questo posto. Stanno venendo veramente tutti i fotografi, invece di venire in un momento qualunque, stanno venendo oggi. Oggi questa fantastica villa. E questa è la fontana della Villa della Regina. Da far vedere, Mauri, molto, mi raccomando, deve essere molto, diciamo... Il Mauri è professionale quando sta... Poi vedete, no, ma vedete quanto è bella lì, è praticamente... è antica come una volta. Mauri, voglio far vedere belle le statue, voglio dare quel tocco come ai tempi, voglio dare quel tocco di semplicità. Allora i regnanti però quando vivevano nelle loro ville avevano anche quel tocco di classe, di semplicità. Bisognava anche vivere, cioè, qua è altro che semplicità, con tutte queste cose di grandezza, però quella pace, quell'armonia, sì, poi trovarlo nella vita. Poi diciamo allora, i fotografi vengono perché questa villa con delle macchine reflex professionali fanno di quelle foto grande, no? Sì, sì, ma... E diciamo si pone bene per la fotografia. Che bello, che bello, che bello. Sfondo, qui c'è... Ah, ma tanto vale che andiamo subito a vedere, praticamente c'è una specie di mausoleo. Delle grotte particolari, molto belle, perché qua abbiamo rappresentate delle divinità, che anche le dee della bellezza, così. E sopra, perché dico mausoleo? Perché ci devono delle urne, praticamente sopra ci sono delle anfore, i vasi a cui, dentro a cui ci sono le ceneri delle persone trapassate, quindi cremate, persone cremate. Ecco perché non solo grotta, anche mausoleo, sicuramente persone nobili. Non guarda che ci si sta scaricando la batteria, abbiamo un'altra batteria, cari amici, sì. Questa perché ho fatto il video un po' sul treno, ecco, si scaricano così perché tutto va. Da come va? Abbiamo un'altra dea e ancora un vaso delle ceneri. Quello è un po' meglio conservato. E lì. Quindi ecco perché non solo grotta ma anche mausoleo. Queste sono parti di grotte naturali che vengono, pezzi di grotta naturale, grotta calcarea in questo frangente, e poi vengono posizionati qua a fare proprio l'assetto della grotta. Ecco, ogni tanto mi viene in mente tutte queste cose. E qui e poi questa sublime fontana. Mauri, ma niente, tutto rimane, molto bello, suggestivo più che altro, no? È sempre molto interessante, insomma. Sì, sì, sì. E cambiamo la batteria. E qua sensazionale, cari amici, guardate cosa abbiamo, la divinità del mausoleo sopra le ceneri. Vedete che ogni tanto qualche donna perde la testa per Gennaro Gelmini. Quasi. È vero, Mauri, è vero, ha perso completamente la testa. Ogni tanto qualche donna perde la testa per Gennaro Gelmini, non soltanto una donna, più donne perdono la testa per Gennaro Gelmini. Infatti, infatti. Che dire, cari amici, allora... C'è sole contro, qua non posso farlo. Poi... Devo fartelo di qui. Adesso si vede. Si vede di spalle la donna che ha perso la testa per Gennaro Gelmini, ce ne sono diverse. E che dire, cari amici, abbiamo trovato la Villa della Regina, appunto, qui a Torino, in questa splendida giornata del 6 novembre 2021. sensazionale, perché qua troviamo veramente la pace che raccontano tanto, dicono tanto. Trovate la pace, trovate l'armonia, trovate la serenità. Non si trova con facilità. E invece qui la potete trovare, la Villa della Regina, perché guardate, non c'è nessun rompi, sì, tutto vuoto, divinamente. Giusto. Vivete la vita così, cari amici, perché non ha senso viverla diversamente. Ma no, ma senza, nonostante il periodo, devo dire che tu qua ti passa anche, sei qui tranquillo, ti rilassi. E niente, non pensi a niente e ti rilassi e va bene. Ci sono anche dei peri lì, coltivati. Casco dal pero. Sì, ci sono dei peri coltivati. Casco là, dal pero. Su, praticamente su tutta la parte che sale su appunto alla Villa della Regina e anche sul lato di là. E questa è la fontana trepitosa, con delle statue veramente belle, immancabile questo giro della fontana, da lì tutte queste luci di questa bellissima giornata piena di sole e le bellissime statue di alto livello, è splendente lo splendere dell'arte, lo splendere dell'arte, la giornata che ricorderemo, perché questi viaggi così belli, guardate poi che statue, ma guardate. Ma che bella quella statua lì! Non è spettacolare! È spettacolare, spettacolare! È la vera arte! Questa è arte di alto livello! Guarda lì! Allora, non guardate per forza perché Madonna! Guardate qualcos'altro, nel senso i lineamenti, il tocco dell'artista! Cercate di vedere oltre, non guardate per forza le teste. Però le toccate. Guardate il tocco dell'artista. Guardate il tocco dell'artista. Il tocco dell'artista. Cercate di... l'arte. Ok. Maurico, cosa ne pensi di questo? Insomma... tutto ciò. Bello, insomma, tutto in arte, hai visto, poi tu l'hai abbracciata arte e tutto quanto. Sì, ma speriamo che è una donna con un atteggiamento come se sapesse il fatto suo. Sì, infatti. E lì abbiamo un bambino che gioca sopra un pesce. Infatti. Abbiamo un bambino che gioca sopra un pesce. È bello anche questo, Mauro. Allora quindi cosa salta la mente? Salta la mente che queste qui sono belle. Wow! C'è una statua di Donni e che bello. Che si diverte lì giocando. Allora, cari amici, per l'ennesima volta cerchiamo di uscire dal contesto delle apparenze. Entriamo nel contesto artistico più prettamente, proprio la maniera artistica, quella vera, la dedicatura delle statue. Quindi notate, allora l'artista per far bene l'arte deve anche seguire la venatura del marmo, deve anche seguire le linee nobili del marmo, per capire dal pezzo di marmo già cosa si potrà creare. Questo è il vero artista, e questi sono i veri artisti, questa è l'arte. E Mauro inquadra anche il centro della fontana, che è spettacolare. Sicuramente sarà il dio Nettuno, il dio dei mari. Sì, e le ninfe qui intorno. Siamo felici così, siamo felici. Felici come questo bambino che gioca. Gioca col suo bel pesciolino azzurro. Pesciolino rosso potremmo dire. Come pesciolini rossi che sono qui ma non riusciamo, li abbiamo visti e poi non li inquadriamo più. Scappano, si nascondono, sono pesci estivi. piccolini. E questo giardino, cari amici, è gestito dagli amici della Villa della Regina. Cari amici, abbiamo trovato veramente, ci sono i pesciolini qua. Quale cosa più sublime delle piante veramente? La natura anche in queste piante piccoline, il dono di Dio anche in queste piccole cosine, queste piccole creaturine di queste piante, ma sempre speciali. Qui è la grotta della Fontana alla Villa della Regina, e da questa parte sommitale sulle scale della villa possiamo ammirare meglio la maestosità del Ginkgo Biloba, l'albero che dobbiamo riprendere la sua storia. In pratica vedete come sono le foglie, si credeva estinta perché non era mai, fino diciamo al 1800, non era mai stato trovato da nessuna parte e quindi si credeva che fosse una pianta appartenente ai tempi dei dinosauri. Era stata trovata solo nelle concrezioni tra le rocce, cioè tra le rocce certi punti. La foglia non c'era più, però rimaneva il calcare che segnava proprio la foglia e avevano trovato tra le rocce dei segmenti che facevano vedere queste foglie. Da qui pensarono che fosse una pianta estinta dai tempi dei dinosauri. Se non che, perché era una pianta strana, perché praticamente la foglia non ha un'apertura con una venatura centrale, da cui possono dipartire venature secondarie. Ha venature che dipartono su tutta la foglia. Mauro, sì, com'è? È su tutta la foglia. Ha delle venature che partono su tutta la foglia. E per questo motivo non ce n'erano più di queste piante, si credevano estinte. Finché la Compagnia delle Indie, che era praticamente la società che commercializzava vari prodotti, tra cui anche gli aromi, anche il pepe, la noce moscata, che commercializzava con le Indie, con l'India e i paesi praticamente Medio Oriente, così anche per tutto il discorso, tutto quello che era il commercio, anche la seta e che più ne metta. Benissimo, ecco che questa compagnia si scopre su delle isole sperdute dell'oceano che ancora il Ginkgo Biloba esiste. E per dare, nel 1800, Mauri, come si faceva la pubblicità? Si dava, per fare pubblicità, non c'era la pubblicità su YouTube. No, beh, credo. Non c'era YouTube, no. C'era YouTube nel 1800, non c'era ancora, non c'era la TV, non c'era la radio, non c'era niente. Allora per fare pubblicità bisognava lasciare qualcosa di se stesso. Ecco che la Compagnia delle Indie, dove commercializzava, nelle città in cui commercializzava, lasciava gli alberi Ginkgo Biloba. E questo è un albero della Compagnia delle Indie per dare pubblicità alla Compagnia delle Indie, che andava ovunque, anche in posti remoti, sulle isole dell'oceano, a commercializzare e a portare prodotti che sembravano impossibili da portare. Sì, Compagnia delle Indie che commercializzava anche in Olanda, aveva un commercio florido anche in Olanda, in tutta Europa. E guardiamo dall'alto, quest'albero. Abbiamo visto da sotto e ora lo guardiamo dall'alto. Abbiamo fatto le riprese da qui, abbiamo continuato per vedere la maestosità di quest'albero che, anche se non abbiamo visto quanto è grande di circonferenza, sicuramente sarà qui dal 1800. È enorme. E questa Torino, Mauri. Bene, stavo qui col foglio di Ginkgo Biloba. Ecco, fa vedere bene com'è. Vedete, cari amici, proprio i segmenti che percorrono tutta la foglia. Sì, sì, sì. Teniamo questa foglia per ricordo. E guardate, Mauri, addirittura abbiamo trovato la fontana della sirena, io direi. Vado subito a vederla. Ma qua abbiamo trovato di tutto di più. La sirena che ammalia, la sirena che manda la sua voce incantatrice dei marinai. Mauri, la voce della sirena, la sirena che manda la sua voce per incantare i marinai che andranno con lei e non torneranno più a casa perché innamorati della sirena. Sì. Qui a questa fantastica villa. Speriamo, inquadrami un po', Mauri. Speriamo, io voglio fare questa inquadratura bella e anche l'inquadratura di là bellissima, maestosa, perché spero che porti fortuna a me, Mauri, e poi anche a te. Speriamo. Speriamo che questa gita ci porti ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una bella sirena, ci vuole una bella sirena e ci vuole anche un bel posto dove poter vivere. Torino, uno dei posti sublimi dove è possibile stare felici. E Torino, immancabile con la Mole Antonelliana, una città sublime che ci accoglie oggi, noi viaggiatori, non viaggiatori del tempo, ma col tempo a disposizione, ecco. Mauri, siamo riusciti. C'è una bella vista sulla Mole Antonelliana di Torino e c'è la città di Torino. Sì, bella, non è male, infatti si vede abbastanza, guardate, le montagne, insomma, no? Guardate, cari amici. Infatti. E niente, insomma, si va avanti. Torino. Si va avanti come con le nostre esplorazioni e le nostre zingarate, insomma. Bene. E siamo su lungo Po a Torino. Notare quanto è bello il fiume, decantato sovente come il fiume più bello del mondo. Ma qual è il fiume più bello del mondo? Il fiume che ci sta più a cuore, il fiume che ci ricorda le cose più belle, e Torino, il Po, il fiume Po ci ricordano le cose belle. Guardate, ammirate l'immensità di una città legata ai suoi fiumi, al Po e la Dora riparia. che qua confluiscono proprio a Torino, in questo fiume Po, le sue bellezze, il magico panorama anche autunnale con questi alberi un po' giallini, un po' biondi, come potremmo dire. Sì, l'autunno si veste. L'autunno si veste di colori fantastici. Colori più giallognoli che riguardano proprio questa stagione. Bene. Bellissimo così. Guardate la panoramica, cari amici, del fiume. Torino, con anche la Gran Madre, la chiesa e le parti del Po, con questo piccolo sbarramento che serve a mantenere sempre la stessa quantità d'acqua sotto i ponti per dare la stessa pressione sotto i ponti, in maniera che tutto scorra regolare. Anche a livello architettonico l'architettura aiutata. Perfetto. Ed eccoci sull'esterno della Gran Madre di Dio, la chiesa del Santo Graal, che tradizione vuole un angelo segna dov'è il Santo Graal e indica verso il Monte dei Cappuccini, qua a Torino. Al Mauri. Oggi è 6 di novembre del 2021. Bellissima giornata, novembre, ma i primi di novembre ancora questo. Con un sole primaverile. Fantastico. Perfetto. Fantastico momento. Non potevamo scegliere una giornata migliore. Sì, non potevamo scegliere una giornata migliore perché vanno visti i monumenti e bisogna girare, se pioveva non era una bella cosa. Invece con uno splendido cielo, sgombro di nubi, fantastico, sgombro di nubi, e noi facciamo questo tour di Torino che è prelibato, e questo è il cielo sopra Torino, come diceva una canzone, cielo sopra Torino, e lì addirittura abbiamo la Mole Antonelliana. Questa è la chiesa della Santa Madre di Dio, Gran Madre di Dio di Torino, cioè la Madonna Maria, e qui in pratica un angelo segna dove assolutamente attraversi il Graal, uno dei bicchieri dell'ultima cena. In realtà i Graal sarebbero 13, perché 12 apostoli è Gesù. Ecco perché ci sono tante leggende su questi bicchieri dell'ultima cena, su questi calici. Perché in realtà ci sarebbero 13 calici in relazione a Gesù e ai 12 apostoli. C'è il pozzo dove il Papa veniva a pregare e qui la nostra Madonnina. E cari amici, il castello. I castelli nascono da, io ho sempre in mente, le costruzioni praticamente delle cascine, perché richiamano molto, adesso vi faremo vedere, richiamano molto praticamente dove tenevano la roba per le mucche, tipo il mais, il grano per le mucche, i silos, la parte interna. E infatti potremmo dire proprio che i castelli nascono dalla maniera della cascina. Possiamo dire, giusto. Perché potremmo dire quello. Mauri, non dà il senso della cascina? Il senso della cascina fortificata, naturalmente, però c'è le due torri lì. Come i due silos della cascina e poi la parte del castello. Infatti. Si continua, abbiamo cose interessanti. Via Solferino, vediamo Piazza Solferino. Vediamo qua il castello, bellissimo, non potevamo mancare. Cari amici, la Fontana Angelica. La Fontana Angelica in una situazione torinese al limite dell'estremo, eppure esiste ancora una Fontana Angelica, è bella così. Infatti, Mauri, come molte giornate, i sabati sera si finisce sempre così, ma si finisce sempre così. Noi andiamo avanti con la nostra arte. Sì, andiamo avanti. Allora, cari amici, in breve che sgombriamo qua. Questa è la Fontana Angelica con le luci di stasera, e l'altra parte della Fontana Angelica è di qua con una bella fontanella, così abbiamo anche l'acqua lì, tutto ciò che può accadere in una città, e qua facciamo il percorso turistico, e qui è la parte sul davanti, almeno tentiamo di dare la parte sul davanti. La Fontana Angelica, video turistico, Fontana Angelica. Fontana Angelica dagli angioletti, che sono i bambini, i piccoli angeli, Fontana Angelica, da lì il nome Fontana Angelica. E naturalmente Piazza Solferino, e quindi la Fontana Angelica, e invece qua abbiamo una situazione in via Lascaris. E beh, non si vede tanto comunque. Un po' che ti fa pensare, tanto per iniziare qua a cambiare. Vedete gli occhi del diavolo. Allora in pratica, sì Mauri, allora siccome qua non passava l'aria, che hanno chiuso tutto, hanno fatto delle prese d'aria, sì. Però a forma di occhi, gli occhi del diavolo. Cari amici, praticamente mi raccomando, fate i bravi perché il diavolo vi vede. Mi raccomando, cari amici. Sono delle prese d'aria perché qui non c'è assolutamente un'apertura sul vetro. Sono vetri blindati. Hanno fatto vetri blindati e hanno fatto le prese d'aria. Però con dei motivi artistici che poi richiamano degli occhi, gli occhi del diavolo, che tutto guardano, tutto osservano. Quindi sappiate comportarvi, cari amici, perché mi raccomando, è vero comunque, a parte, la parte artistica, questa è la parte artistica, ma ricordate, comportatevi sempre degnamente sulla terra, come si dice, perché tutto viene osservato in realtà. Questa però comunque è la parte artistica, gli occhi del diavolo di Torino. Mauri, quindi cosa si può pensare di questa strada? Sì, sì, infatti è una strada Torino, particolare. Torino misteriosa. Esatto, esatto. E questo mistero continua per tutta la strada, quindi sì, tutta la strada c'è questo. Abbiamo su tutta la strada così, tutta questa parte di strada. Anche sì, sì. Di là abbiamo queste prese di le ombre, tante ombre, Mauri, e tanto mistero. Esatto, niente. Con queste bellissime gli occhi del diavolo vi Continuiamo le nostre esplorazioni. Ebbene, siamo qua alla casa del Sator e se guardiamo, quindi pronunciamo la frase magica Sator Arepo tenet opera rotas, okay, che porta fortuna, saremo sempre alla grande. Porta fortuna. Ebbene, bene, Mauro. Ci vediamo alla prossima e grazie per seguire i nostri video. Insomma. Sì, insomma, cerchiamo di farli al meglio. Varie cose così, anche diciamo così, anche campo sociale. Ecco. Benissimo, cari amici, al 6 di novembre 2021. Like. Sator Arepo tenet opera rotas, e dovendo attendere il treno qui a Gallarate, il cambio dei treni, ci godiamo questa bellissima fontana. Vicino alla biblioteca di Gallarate.